Cristiana Merli, presidente dell'associazione Donne al Centro. Ottima idea! Spero proprio di sì, la nostra è un'associazione contro la violenza sulle donne, contro la violenza sui minori. È un momento un po' complicato in Italia, purtroppo ci sono tanti brutti episodi, ci siamo messi insieme in un gruppo di donne ma anche di uomini, perché tutti gli uomini che condividono i nostri obiettivi contro la violenza li vogliamo al nostro fianco e facciamo tante iniziative importanti. Abbiamo aperto 7 centri d'ascolto in Italia di supporto psicologico, abbiamo assistenza legale e assistenza medica e questa è una cornice per un nostro aperitivo dove parliamo anche di donne e cultura, perché ci piace stare insieme e parlare delle cose importanti. Quindi al centro dei problemi colpite, questo è molto importante, colpite per migliorare la società. Assolutamente, colpiamo per cercare di trovare delle soluzioni e soprattutto noi pensiamo che in Italia c'è tantissima gente per bene e quindi cerchiamo di creare con Donne al Centro una grande rete di gente per bene che voglia dare una mano e aiuti quando ci sono situazioni che magari le istituzioni non riescono appena a risolvere. Organizzate molti eventi durante l'anno? Organizziamo degli importantissimi convegni, ne abbiamo fatto uno ultimamente su donna e salute all'interno dell'ospedale Santo Spirito e siamo sempre appoggiati dalle istituzioni, quindi dalla Regione Lazio, anche dalla Croce Rossa e anche dalla Polizia. Ne abbiamo fatto un altro a Palazzo Valentini sulla tutela legale della donna, dove appunto c'era la Polizia Postale, PM, avvocatessa, insomma cerchiamo di renderci il più possibile d'aiuto e anche visibili, perché il fatto di avere visibilità ci dà come dire, sicurezza e rassicura le persone che si rivolgono a noi. Ma poi anche occasione di incontro come questa sera qui all'Hotel degli Aranci, perché veramente c'è un'atmosfera molto cordiale, rilassante e di propulsione all'amicizia, certo, quindi al contatto, ma noi, allo scambio delle idee. Noi siamo sui social perché ci dobbiamo essere, però personalmente io penso che il contatto umano non appare. No, esatto. E quindi cerchiamo di creare molte situazioni in cui stiamo insieme, condividiamo idee, scambiamo idee e costruiamo magari obiettivi nuovi da raggiungere. Godiamoci questa serata e che cosa ci sarà di importante? Allora, nel particolare questo aperitivo si potrebbe chiamare Donne e Cultura, perché abbiamo una parte sul risparmio energetico, il rappresentante sarà Marco Santarelli, scienziato di fama mondiale, che ha inventato un piccolo robot che parla e che serve proprio, adesso lo presenterò, per risparmiare energia elettrica. E ancora parleremo di poesia con la poetessa Raffaella Lanzotta, che è veramente straordinaria, e poi in musica chiuderemo con Anna Vinci, cantante bravissima che canterà delle canzoni molto famose dedicate alla donna, e poi ci sono c'è una, diciamo, un appoggio a una nostra associata che ha un teatro che si chiama Teatro degli Eroi, che è appena aperto qui a Roma, e quindi verrà presentato anche il programma per la stagione autunnale del Teatro degli Eroi. Quindi donna e cultura, donna al centro e cultura. Allora godiamoci questa sera. Grazie mille. È uno scienziato veramente di primissimo piano, non solo a livello europeo ma anche a livello mondiale. Ha inventato un incredibile piccolo robot che si chiama Biro Robot, adesso ve ne parlerà, perché sembra incredibile, ma aiutare con il risparmio dell'energia è una cosa che possiamo fare tutti noi, che con il supporto dell'invenzione di Marco faremo con grande facilità in più, e è veramente una cosa importante. Passo la parola a Marco Santarelli per raccontarci di questa sua bellissima invenzione. L'energia, il risparmio energetico, tutto ciò che noi mettiamo in piedi per essere bravi ed essere attenti allo spreco è legato ad una parola, ovvero non
fare e continuare a produrre oltre nuove tecnologie, ma soprattutto far sposare queste nuove tecnologie con un concetto che è quello del consumare meno. Oggettivamente la vera rivoluzione sta nel consumare meno. Io qualche tempo fa ne ho parlato anche all'ultima conferenza, ho parlato di un medioevo energetico, perché effettivamente tutti si esaltano perché stiamo toccando quasi il 30% di energia da fonti rinnovabili, no? Che può essere il pannello fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, eccetera eccetera, ma in realtà ci sono paesi che sono già al 70%. Questa è una cosa che un po' ci spaventa, ma nello stesso tempo deve essere una sfida. Buonasera, mi presento, sono Francesco Antonacci, sono direttore tecnico dell'azienda Antel Tecno. È un'azienda che si occupa da tanti anni di gestione e controllo dei processi in modo da ottenere il miglior risultato e ridurre gli sprechi. Perché parlo di sprechi? Perché in realtà se si può ottenere lo stesso risultato senza buttare via energia, tempo, risorse, è una cosa assolutamente inutile. E quindi questa predisposizione ha fatto sì che anche per altre aziende, tra l'altro che sono presenti in tutto il mondo, abbiamo portato avanti tantissimi progetti che poi sono diventati, si sono concretizzati, sono diventati prodotti ormai commerciali. È stato un bel incontro col professor Santarelli, perché questa condivisione ha portato a a un ulteriore sviluppo di Biro stesso. Come appena spiegato, il fatto magari di muoversi poteva anche portare a una perdita della precisione sulle informazioni, e invece l'informazione è importante, perché più l'informazione che acquisisce, parliamo di temperatura, umidità e altre cose, corrente che passa nell'impianto elettrico e così via, più sono precise e accurate queste informazioni, più preciso ancora sarà il risultato dell'elaborazione. L'elaborazione viene fatto attraverso degli algoritmi abbastanza sofisticati, cercando di discriminare tutto quello che può essere un errore determinato dal momento, dall'ambiente o dalle situazioni particolari. Mi faccio sentire. Salve, sono Biro Robot. Sono stato ideato e creato da Marco Santarelli e il suo staff. Il mio compito è quello di monitorare ed analizzare i tuoi consumi energetici tramite specifiche procedure software, ed elaboro i valori dei tuoi consumi, e ti suggerisco una serie di utili consigli, al fine di ottenere una sostanziale riduzione dei costi della tua bolletta di energia elettrica. I miei sensori poi rilevano variazioni di temperatura del caldo e del freddo, possono inviare una notifica tramite SMS o mail. Nel caso in cui rilevo una intrusione umana, consumi, risparmio e sicurezza, ora inizio a girare per la tua casa. Ecco, questo è il messaggio in benvenuto che ha a bordo, e poi inizierà a fare il monitoraggio e saranno prese in considerazione tutta una serie di cose. Ne faccio sentire un'altra giusto per capirci. Operazione completata con successo. Keep it.
Grazie.